Ok, questa lezione sarà un po' così, perché il telefono, non lo so, oggi si sta facendo il suo. Come abbiamo detto, Riprenderemo comunque dove siamo fermati, ma non riprenderemo. voglio leggere questo qua. Vai. Baruch capitolo 4, versetto 4. Felici noi, o israeliti, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, ci ha rivelato quel che gli è gradito. Kalalal Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, l'Altissimo, siamo felici. Dobbiamo esultare, noi, vero popolo di Israele, così chiamati negri, latini, nativi indiani d'America, perché l'Altissimo ci ha rivelato ciò che gli è gradito. Ci ha rivelato il suo disegno, la salvezza per il suo popolo e la distruzione per tutte le altre nazioni che sono su questa terra qua, giudizio su queste nazioni. Ci ha rivelato la sua volontà. Qual è la sua volontà? Credere in suo figlio, nostro Signore Yahweh Shai. Tiro fuori velocemente. Si trova in Giovanni. Giovanni capitolo 6, versetto 40 dice: poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figlio e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questa è la gradita volontà. Ci ha presentato suo figlio. Per mezzo di suo figlio possiamo tornare a servire l'Altissimo, a convertirci da questa via malvagia qua. Quindi felici noi israeliti che il Padre ci ha dato la possibilità di convertirci da questa via malvagia, da questa condotta malvagia e liberarci da questo regno diabolico dove al potere c'è il così autoproclamato uomo bianco Esau, Edom, la nazionalità biblica. Questo Prendi Luca 10, è Luca 10, versetto 23. Versetto 23 che dice: e rivolgendosi ai discepoli disse loro, Luca 10, 23, e rivolgendosi ai discepoli disse loro privatamente: beati gli occhi di quelli che vedono, beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi avete udito e non l'hanno udito. Questo è il nostro Signore Yahweh Shai che ci sta dicendo: beati coloro che riescono a intendere le sue parole, beati coloro a cui è dato la conoscenza, beati coloro a quale è svelato il mistero del regno dei cieli. E qual è questo mistero? Questo mistero è la misericordia che il nostro Signore Yahweh Shai ci ha fatto. Il mistero è Yahweh Shai, quello che il mondo dall'ignoranza chiama con il falso nome di Gesù, ok? È là il mistero, perché siete stati ingannati tutti quanti, vi hanno dato un falso messia, vi hanno fatto chiamare il nostro Signore con un nome greco, quale è un'allusione a Zeus, è un'allusione a Christus Serapis, a delle divinità greche, e noi invece vi sveliamo il mistero mediante lo Spirito Santo come è stato svelato a noi. Ed è Yahweh Shai il Salvatore, Yahweh Shai è la salvezza, ok? E sta qua il mistero. E chi contempla, chi vive, chi serve, chi ubbidisce a suo figlio ha vita eterna. Ma chi non fa questo, il suo destino è su di lui rimane l'ira dell'Altissimo, il giudizio che sta per venire su questo pianeta Terra qua. La terza guerra mondiale, la guerra nucleare, maremoti, terremoti, distruzione totale su questa terra qua. Ok? Distruzione totale su questo pianeta Terra qua. Per coloro che non hanno ubbidito al Vangelo, alla buona notizia, e coloro che non conoscono l'Altissimo né suo figlio. Ok? Libro di Efesini, capitolo 3, capitolo 3, versetto 5, versetto 3. Questo è Efesini, capitolo 3. Dal versetto 3 dice: come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendo potete capire la conoscenza che io ho del mistero di Yahweh Shai. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti in lui. Ok? Come è stato rivelato questo mistero? Per mezzo dello Spirito, per E mezzo dello Spirito attraverso Santo. le parole di questo libro qui. Perché lo Spirito ti danno l'intendimento alle parole. Senza lo Spirito tu non puoi conoscere la parola. Ok?
Senza lo spirito non puoi comprendere la Sacra Scrittura, è quello che c'è dentro. Perché questo spirito ti viene dato nel nome, nel vero nome del Messia, di colui che il mondo dall'ignoranza chiama con quel nome diabolico di Gesù Cristo, ok? Perché lo spirito ti viene dato nel vero nome del Signore, ok? Ed è il Signore che ti manda lo Spirito Santo, come ci dice nel libro di Giovanni, che nel suo nome pregherà il Padre affinché ci mandi lo Spirito Santo, e come ci dice in Luca al capitolo 24 al versetto 45: allora aprì loro la mente per capire le scritture. Il nostro Signore Yahweh Shai ci apre la mente mediante lo Spirito per capire e per intendere le scritture, perché come abbiamo letto prima, le scritture sono presenti fin dai tempi antichi fino ad oggi, ma come ci ha tirato fuori il precetto prima fratello Yaraya, non ai tempi non è stato dato, molti profeti e re avrebbero voluto conoscere. Scusami, come anche in questi tempi qui, quello che sta dicendo il fratello è per farvi capire che le chiese non hanno la verità, ok? Perché se non chiamano il vero nome del Signore, lo Spirito Santo non gli viene dato. Loro profetizzano cose che non ci sono, ok? Loro non profetizzano, anzi, loro non profetizzano. Infatti qua sta per queste religioni, che cosa vi stanno dando? Come vi stanno edificando? Queste religioni, quando andate la domenica in chiesa, che cosa vi stanno dando? Vi stanno solo togliendo, vi stanno togliendo spirito e soldi, vi tolgono, e tempo soprattutto. Mentre l'Altissimo è un Dio che dà, è un potere che dà, è generoso, eternamente, infinitamente generoso, e ci ha continuato a dare fino ad oggi. Fino ad oggi ci sono gli apostoli e gli anziani della Great Millstone, i profeti dell'Altissimo in giro per le strade e per le vie, ancora a dare intendimento, Tabawan, al popolo di Israele, a chiamarli, a conoscerli, a dire basta essere servi del sistema, alzatevi, risvegliatevi, gli Asharala, Israele, che il momento sta arrivando, il tempo è vicino, nel quale questo mondo finirà, nel quale questo sistema finirà, nel quale le vostre vite misere finiranno. Siamo qua per questo, ad avvertire il popolo di Israele, ma avvertire anche le altre nazioni di questo, a coloro che camminano come se nulla fosse, camminano come scimmie che il sistema vi ha insegnato, come degli zombie, ma pronto, presto arriva il momento del giudizio, presto arriva il momento di fare i conti e di raccogliere quello che abbiamo seminato. Per questo sta qua a dire tornate, vi sta chiamando, tornate a servirmi, tornate a pregarmi, perché sta un regno pronto, c'è un regno pronto per i suoi figli, un regno pronto per coloro che lo amano e che lo temono. E come lo ami, come lo temi, se nemmeno lo conosci? Per questo che nostro Signore Yahweh Shai è venuto, sta qua la misericordia, è venuto, ha mandato suo figlio, e suo figlio ha incaricato noi. Siamo noi i suoi messaggeri, siamo noi i suoi profeti, siamo noi i suoi apostoli, siamo noi i suoi discepoli, che stiamo insegnando la verità dell'Altissimo. Stiamo dando il vero nome dell'Altissimo, il vero nome di suo figlio, la vera identità al popolo di Israele. Vi stiamo avvisando di chi sono i malvagi, vi stiamo avvisando del giudizio che viene, vi stiamo avvertendo. Tiriamo fuori la scrittura. Questo è Matteo 10, al versetto 16: ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele, andando predicate e dite il regno dei cieli è vicino. Ok? Andiamo alle pecore perdute della casa di Israele e non tutte le nazioni, come vi insegnano le sette sataniche, cristiani e tutto quello che proviene da lì. Ma andiamo dal vero popolo di Israele, così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America per la maggior parte, e andiamo a predicare che è finito, il regno di Esaù è finito,
il regno dei diavoli è finito, game over. Game over per i diavoli di questa terra. Non c'è più tempo, è finita. Per questo è ora, ora è il momento di pentirsi e di tornare a servire il vero Signore. Adesso è il momento di mostrargli la nostra fedeltà. Anche perché, come dice il fratello, siamo alla fine di questo regno qui. Non è che il mondo finirà, ma il mondo dei malvagi che stanno governando, il loro mondo è arrivato alla fine. Ma prima di entrare nel regno che arriva, dove regneranno i santi, i giusti, i mieti della terra, e tutti saranno felici, c'è una grande strada da attraversare, sono le cose che stanno per arrivare. Okay, il mondo sta per vedere, prendi per piacere il libro di Daniele 12, il mondo sta per vedere una transizione come mai dall'inizio della creazione. Stanno per arrivare momenti di tribolazione, ma la gente non capisce. La gente non si affida al Padre, si affida nei preti, nella chiesa, nelle religioni, di cui la scrittura non dice nulla della religione. La religione è creata dall'uomo. Questi preti vi ingannano, prendono il vostro tempo, i soldi e l'anima, come dice il fratello. Leggi per piacere. Questo è Daniele capitolo 12, al versetto 1, e dice: in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo, e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Ok, ci saranno delle tribolazioni come mai sin dall'inizio della creazione, e gli unici che saranno salvati sono coloro che avranno il nome scritto nel libro della vita. Come facciamo a farci trovare il nome scritto nel libro della vita? Facendo la volontà del Padre, venendo fuori, avendo la volontà di uscire fuori da questo buio, da queste tenebre, ok? Da queste ignoranze. La strada, ricordatevi che la strada verso dove vanno la massa è una strada della morte, ok? La massa adesso sta prendendo la strada più facile, quello di fare la punturina e tornare nella vita che non hanno mai avuto. Ok? Versetto 2 dice: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. Sta parlando sia della casa di Israele e anche della casa dei malvagi. Alcuni si risveglieranno nel nuovo regno ad avvenire e in assoluto vergogna. Ok? Coloro che hanno portato in schiavitù torneranno in schiavitù. Ok? Anzi, andiamo a prendere il libro di Secondo Esdra, capitolo 15, per piacere. No, we don't pass down that. Capitolo 15, dove dice, verso la fine del libro. Verso la fine, dice questa cosa qui, si sveglieranno. Da versetto 58, piacere. Da versetto. Va bene. Dunque, molti nel regno si sveglieranno, che avranno capito tutte le cose che hanno fatto, ok? E i malvagi che hanno sempre guidato e governato in malvagità, torneranno loro in malvagità.
E cioè non c'è un modo, il padre non è beffato. Qualunque cosa semini sarà quello che raccoglierai, ok? Non puoi seminare una mela e raccogliere l'arancia. Padre giusto è un bilancio giusto. Qualunque cosa l'uomo fa verrà ripagato, ok? Vai. Questa è Geremia, capitolo 17, versetto 10, che dice: io, Yahweh Basham, Yahweh Shai, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Questo è quello che l'Altissimo, come ha detto il fratello, fa, ci mette alla prova. Pensate che siamo qua sulla terra a farci la scampagnata, siamo qua sulla terra per divertimento, per goderci questa vita secondo lo stile di vita dei diavoli. Siamo qua su questa terra per essere messi alla prova, ok? Perché in questo momento siamo sotto il governo dei diavoli e nessuno osserva la legge, nessuno rispetta i comandamenti dell'Altissimo. Qua sta la prova, rispettare, osservare le leggi in un mondo di diavoli. Qua sta la prova. E vediamo che ognuno, secondo le sue capacità, secondo a ognuno viene data una prova, ok? Ma come ci dice il libro dei Corinzi, nessuna prova è più nessuno può superare una prova, perché la prova che ci viene mandata, adesso non voglio parafrasare, lo dirò fuori, si trova Primo Corinzi capitolo 10 versetto 13, che dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ok? Non ci sarà nessuna prova più grande di noi, ma perché l'Altissimo non permette che saremo tentati oltre le nostre forze, saremo messi alla prova. Mettetevelo in testa, non siamo qua per giocare, non siamo qua per scherzare, ok? Siamo qua per imparare, siamo qua per essere educati, istruiti secondo il libro della legge, il libro della sapienza, ok? Non secondo i libri scolastici, non secondo le istituzioni scolastiche, non secondo queste cagate, secondo la Bibbia, okay? Ma secondo il libro santo, il libro che la gente, che gli uomini non possono capire. Perché? Perché non hanno lo spirito, non gli è stato dato. Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. Questa è il disegno che è completo, ok? È completo, tutta la volontà del Padre è completa. Non c'è nulla di misterioso per coloro che sono stati scelti, ok? Tutto, hanno tutto l'intendimento necessario per condurre la vita secondo lo stile, secondo la volontà dell'Altissimo. Okay. Il versetto che hai appena letto, poi Primo Corinzi capitolo 10 versetto 13: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Questo qua riguarda anche coloro che si sono avvelenati prendendo il coso là, no? Che stanno dicendo: no, non avevo scelta, ok? Questa è stata una tentazione, ma il Padre ha sempre creato una maniera per uscirne. E cioè coloro che si sono inclinati all'immagine della bestia, andando a farsi avvelenare dalla bestia, non avranno scuse, ok? Perché il Padre ha sempre creato una maniera per farti uscire, ma loro non hanno mai guardato verso quella strada là che li farà uscire. E ricordatevi che dice che stretta e angusta è la strada che porta alla vita eterna, ma larga è quella che porta alla perdizione e distruzione. Ok? Comunque può sembrare anche ripetitivo che noi veniamo qua a fare i campi e a dire le stesse cose, ma questa è la canzone, ok? Questa è la canzone, come ogni canzone c'è il ritornello, come ci dice nel libro dei Filippesi,
al capitolo 3, al versetto 1, dice: del resto, fratelli miei, rallegratevi di Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Così come Paolo non si stanca di scrivere le stesse cose, anche noi confermiamo quello che portiamo. Scusami, ti rubo la parola. È che alcuni dicono che ripetiamo sempre le stesse cose. Ma come dice, questa è garanzia di sicurezza per voi. Noi non abbiamo altro da raccontare se non sono queste cose scritte in questo libro. Ripetizione, perché attraverso la ripetizione rimane scritto nella memoria. Sei più familiare quando una cosa viene ripetuta. Ok? Ecco perché nel libro di Deuteronomio vedete i comandamenti scritti 2, 3, 5 volte. Mosè li ripeteva, potevi trovare un comandamento in 3, 4, 5 versetti diversi, perché la ripetizione porta alla maestà. E queste nel Deuteronomio al capitolo 17 è un dovere del re, è un dovere del re, che il padre dice al versetto 14, dice: quando sarai entrato nel paese, sarà che voglio andare direttamente al punto, versetto 17, versetto 18, parto dal versetto 18, che dice: e quando si insiederà sul trono reale, scriverà per sé, per suo uso, in un libro, una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai, il suo potere, e mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni. E questo vale per tutti, ognuno di noi. Vale per il re, figurarsi per i servi. Per i servi, ok? Se il re deve fare questo, figuratevi per i servi. Tutti i giorni deve leggere le istruzioni dell'Altissimo. Perché? Perché la ripetizione fa la maestà. Quando andavamo a scuola ci facevano ripetere le lettere A, B, C, finché ci ricordiamo. Ci hanno fatto imparare 1, 2, 3, finché ci ricordiamo. È la stessa cosa come le leggi, come questo libro qui. Più che lo leggiamo, più che lo studiamo, più diventa parte di noi. Okay. Il nostro Signore Yahweh Shai ce l'ha detto, è stata la prima mossa per combattere il diavolo, la prima mossa per combattere Satana. Qual è? Lo troviamo in Matteo al capitolo 4, che dice, capitolo 4 versetto 3: e il tentatore, avvicinatogli, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina a queste pietre diventino pane. E il Signore gli disse, ma egli rispose: sta scritto, non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ok? Yahweh Shai stesso dice: io sono il pane di vita. Ok? Perché il pane di vita è questo, sono queste parole qui. Il libro di Giovanni 1:1 dice che prendilo, se piacere. Il libro di Giovanni, capitolo 1, versetto 1. All'inizio c'era la parola era con il Signore, e la parola era il Signore. Nel principio, Giovanni 1:1, nel principio era la parola era con il potere, e la parola era un potere, perché Dio significa potere. La parola Dio, il significato è potere, Allah, nell'antico ebraico. Okay. Questa parola rappresenta Yahweh Shai, okay? Quando dice che io sono il pane di vita. Prendi per piacere il libro di Apocalisse 19, versetto 13, per dare il punto che questo versetto sta parlando di Yahweh Shai. Apocalisse capitolo 19, versetto 13 dice: era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio, la parola in Yahweh Shai. E questo è uno dei, titoli, è uno dei soprannomi, dei nickname che ha il nostro Signore Yahweh Shai, Salvatore. Lui è la parola del Padre, la parola vivente, perché quello che c'è scritto nelle Sacre Scritture, Yahweh Shai, per mezzo dello Spirito Santo, ce l'aveva, era lui la parola vivente.
perché era lo Spirito che parlava. Allo stesso modo noi qua parliamo, tiriamo fuori scritture che non vengono nemmeno da noi, ma è lo Spirito che parla. Siamo parole viventi allo stesso tempo, come il nostro Signore. Perché cerchiamo di essere come il nostro Signore. Nessun servo è più del suo Signore, ma dice siate come me, imitatemi. Quindi insegnando la sana dottrina della Sacra Bibbia per mezzo dello Spirito Santo e non per mezzo di sapienza e conoscenza umana. Parlando di sana dottrina, torniamo nel libro di Baruch 4, no? Parlando di sana dottrina, versetto poco dopo quelli che abbiamo detto. Questo dice trasgredito i miei precetti, ma non si può comandamenti, hanno abbandonato la strada della giustizia nel quale era stato. Baruch capitolo 4, versetto 13, dice: hanno trasgredito i suoi precetti e non hanno seguito i comandamenti di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Hanno abbandonato la strada della giustizia in cui erano stati educati. Versetto 7, scusami. Avete offerto sacrifici a demoni e non a Yahweh Bashem Yahweh Shai, perciò avete esasperato il vostro Dio. Infatti, qualunque cosa che facciamo, se non lo facciamo, prendi per piacere il primo libro di Corinzi, capitolo 10, versetto 20. Corinzi, qualunque cosa facciamo, se non chiamiamo il nome del padre, il nome di suo figlio Yahweh Shai, i nostri sacrifici sono fatti a diavoli, ok? Perché alcuni dicono che va bene, lui capisce il mio intento, posso chiamarlo qualunque nome che voglio, capisce il mio intento, ma se non lo chiami il suo vero nome, come stai facendo sacrifici a diavoli? Questo è 1 Corinzi capitolo 10 versetto 20. Tutt'altro, io dico che le carni che i pagani sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Padre, non vuole che noi abbiamo dei comunioni con i demoni, ok? Quali sono questi demoni qui? Ok? Coloro che non fanno la volontà del Padre, coloro che non lo chiamano. Quelli che non chiamano il vero nome del Padre, ok? Sacrificano a dei demoni, ok? Non sacrificano al Padre, il loro sacrificio non è gradito, ok? Come ha detto il fratello prima, obbedienza è meglio del sacrificio, ok? Perciò in questa verità ci sono delle cose da fare. Prima di tutto, conoscere il vero nome del Padre e suo figlio. Ok, come dice il libro di Proverbi 30, ok, chi conosce il nome del padre, il suo figlio, chi ha creato tutto, qual è il suo nome, qual è il nome del suo figlio? Facciamoci queste domande qui, vediamo che il padre è il padre, è il Dio degli ebrei, ok, allora il suo nome dovrebbe essere in ebraico, suo figlio proviene dalla tribù di Giuda, è evidente che è un ebreo israelita, ok? Perciò queste sono delle vai. Quando dici queste sono le cose da fare all'inizio, le cose da fare, conoscere il vero nome del padre e il vero nome di suo figlio ed essere battezzati in quel nome, ma non il battesimo delle religioni, questo battesimo ipocrita che non serve a un cazzo attraverso l'acqua, ma il vero battesimo è quello attraverso la vera acqua, che è la parola di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, gli insegnamenti. Ok? Quindi conoscere il nome del Padre, il nome del Figlio ed essere battezzati nella conoscenza e nello Spirito nel nome del Padre, nel nome del Figlio. Ok? E automaticamente conoscere questa parola, leggerla la parola, studiarla la parola, viverla la parola. È così che hai il vero battesimo. Ok? Il battesimo è nella parola. Non è nelle religioni, in quest'acqua che è pipì, è pisciazzo.
puoi appoggiarlo con il pezzetto 526, questa parola che stai dicendo. Perché l'acqua è la parola. L'acqua è la parola, come dice il fratello. Il battesimo va attraverso questa parola. E ci vuole lo Spirito Santo. Capite? Non l'acqua delle chiese, quest'acqua di fogna delle chiese, ma la vera acqua che è la parola, come dice in Efesini capitolo 5, versetto 26. Per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Ok, la vera acqua. Infatti queste parole sono paragonabili a delle fontane scorrevoli per sempre. Dice che dentro di voi farò scorrere un fiume dell'acqua vivente. Ok, l'acqua che battezzano la gente in chiesa è acqua stagna. Ecco perché la gente si battezza in chiesa e esce ancora 3 volte più cattivo di prima. Più schifoso di prima, 3 volte di più, 10 volte di più. Come dice Yahweh Shai, vicino ai falsi profeti, falsi ipocriti, che fanno fanno chilometri per fare dei proseliti, cioè dei loro discepoli, e diventano figli della Genna il doppio di loro. Questo è quello che fanno le religioni oggi. Ma noi siamo qua per portare il vero battesimo. Nel nome del Padre Yahweh, Ba'asham Yahweh Shai, nell'antico ebraico, Ba'asham Hukakutash, e darvi attraverso lo spirito che si riceve nel vero battesimo la possibilità di andare a leggere le sacre scritture con lo spirito di Yahweh Ba'asham Yahweh Shai ed avere il vero intendimento e camminare e osservare i comandamenti al meglio delle nostre possibilità e conoscere, sapere che siamo il vero popolo di Israele e siamo noi quelli destinati alla salvezza. Abbiamo letto Matteo 28:19. Matteo capitolo 28 versetto 19 dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Qual è quel nome là? Qual è? Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma non dice dell'acqua, ok? Ma quando mai io non ho mai sentito nelle scritture che nostro Signore Yahweh Shai ha battezzato qualcuno con acqua? No, infatti, come abbiamo sempre spiegato anche nei video passati, questo era una cosa che si faceva ai Leviti, si lavavano i Leviti, si trova nel libro di Levitico, sì. Si lavavano i Leviti per renderli in servizio del Padre. Allora, Giovanni Battista stesso dice che guarda, io ora vi lavo con acqua, ma colui che viene dietro di me vi laverà con il fuoco e dello Spirito Santo. Ok? Non parla proprio dell'acqua fisica, ma com'è che in questo regno la gente è carnale? La gente si muove carnalmente, traduce la scrittura, traduce tutto carnalmente. Quando Yahweh Shai disse che io sono il pane, ok? In chiesa adesso ogni domenica si mettono a mangiare pane e a bere il vino, ok? Ma Yahweh Shai non intendeva quello. Il suo corpo e il suo sangue è la verità di cui dobbiamo mangiare da essa, che sono queste parole qui. E se loro si ricordavano di Ezechiele quando gli è stato detto di mangiare questo libro, allora potevano capire che veramente queste parole è il vero pane di cui parlava. Ma la gente non ragiona semplicemente. Viene in mente anche quando è passato quel vecchio, no? Mm-hmm. E ci facciamo noi, ma siete cristiani? Sì. Ma hai mai visto un cristiano fare quello che facciamo noi? Che domandi questo? Vero, alcuni cristiani lo fanno, ma dove? Il testimone di Geova e le cose. Sì, ma quelli non sono cristiani. Là sono un'altra setta, fanno parte di un'altra setta. Wow. Chi è che vi dà da mangiare e da bere? Pensate che siamo noi? È lo spirito del Padre Onnipotente, Yahweh Ba'asham Yahweh Shai.
che ha uno spirito che non vi fa desiderare altro che questa verità. Questo è il vero cibo e la vera acqua. Questa verità, la parola del Padre, parole di vita eterna, come dice, come quando Yahweh Shai dice vicino agli apostoli, a Pietro: voi non andate, ma come facciamo ad andare? Quindi si erano scandalizzati. Questo è Giovanni capitolo 6, versetto 66, dice: da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più avanti con lui, perché il Signore aveva detto: io sono il vero pane, io sono il vero cibo spirituale. Bisogna passare, si era dato l'autorità al Signore. E da allora molti discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Versetto 67, perciò Yahweh Shai disse ai 12: non volete andarvene anche voi? Ma sapete il motivo perché sono andati via? Perché pensavano carnalmente, perché non avevano lo spirito ancora per comprendere quello che diceva. Lui parlava spiritualmente, ma questi qua lo hanno ricevuto carnalmente, allora si sono sentiti, come può valere la parola? Si sono sentiti offesi e allora sono andati. È la stessa cosa con questa verità, quando veniamo a dire a delle persone che: guarda, il suo nome non è questo, il suo aspetto non è questo, la gente carnalmente si offende. Come ti permetti queste cose qui? Non sono spirituali, ma sono carnali. E lì Yahweh Shai non parlava di cannibalismo, parlava di cose oltre. E infatti, per dare la conferma a quello che stai dicendo, che non erano spirituali quelli che non hanno accettato la verità. No. Qua dice: perciò Yahweh Shai disse ai 12: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Pietro l'ha creduto. Perché Pietro l'ha creduto? Vi do un precetto che vi fa capire perché Pietro l'ha creduto. Questo si trova in Matteo al capitolo 16, dal versetto 13, quando nostro Signore Yahweh Shai dice: poi Yahweh Shai, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: di chi dice che la gente sia il figlio dell'uomo? Essi proposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, e altri Elia, Geremia o uno dei profeti. Questo a farvi capire come già nella mentalità di allora sapevano che la reincarnazione c'era, era vera, esisteva. La reincarnazione c'è, siamo reincarnati noi. Questo a farvi capire che c'era nella loro testa, quando nostro Signore chiese ai suoi discepoli: chi pensa che la gente io sia? Dissero: Giovanni Battista, Elia, Geremia o altri profeti. C'era nella loro mentalità il fatto che noi potevamo essere reincarnati. Ma il punto qua sta quando il fratello ha detto: quelli carnali non hanno seguito il Signore, mentre quelli spirituali l'hanno seguito. Simon Pietro rispose, versetto 15, ed egli disse: voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispose: tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. E Yahweh Shai replicando: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli, attraverso lo Spirito. Non la carne ti ha rivelato questo, ma il Padre mio attraverso lo Spirito che aveva dato a Pietro. Infatti, che se lo volete accettare, Pietro è la reincarnazione di Re Davide. E infatti la scrittura dice che se il Padre non ti tira in questa verità, non la puoi ricevere, è il Padre che fa quel lavoro là. Non è chi è più studioso o chissà cosa, ma vedi, la verità è che il mondo piace la tenebre più della verità. Prendi il libro di Giovanni capitolo 3, per piacere. Leggi la versetto 18. Al mondo piace la tenebre. Perciò queste cose spirituali non gli suona bene. E poi ricordiamoci che questa verità è come la musica, ok? Ecco dove salta la parabola là, che dice che abbiamo suonato e voi non avete ballato.
canto. Questo ritmo deve suonare bene col tuo spirito, se no non lo puoi accettare. È come a uno che piace ascoltare musica classica, lo metti la musica metal, gli darà fastidio, gli darà che tipo di musica è questa. È la stessa cosa questa verità qui. Molti sono chiamati a riceverlo, ma sono pochi a riceverlo. Vai. Questo è Giovanni capitolo 3 versetto 18, che dice: chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, poiché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio dell'Altissimo. Perché non ha creduto nel nome. Vedete che il nome è molto importante. Vai avanti. Versetto 19: il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Jehovah Shem. Ecco, questo è il vero motivo perché la Chiesa vi dice che i comandamenti sono stati adempiuti, non serve. Perché loro non vogliono venire alla luce. Perché questi comandamenti sono una luce. Ma sì, okay? Ti hanno mai spiegato una scrittura? Non vogliono mai camminare in questa cosa qui. Guai. Vedi che è profondo questa cosa qui. Perché la luce è arrivata nel mondo, ma hanno preferito camminare nelle tenebre. Perché loro non gli sembra pesante queste leggi che sono nella scrittura. Mi sembra proprio un gioco, oh, non c'è divertimento. Okay. Perché sai, sono carnali, esortano solamente la carne, ricordo, ma non lo spirito. Ricordo quando dissi a casa mia a mia mamma che dovevamo osservare 10 comandamenti. E mi dice: ah, fece 10 comandamenti, chi c'è mai riuscito? Chi c'è mai riuscito? Oh, perché le religioni, le sette, mettono proprio nella mente che noi siamo dei peccatori, e che non possiamo riuscire. Eh sì. A conformarci con la legge, mentre il Signore, perché si vogliono nascondere, sì, dietro alla loro malvagità, allora queste leggi non li avvicinano nemmeno. Can. E non provano mai di farlo. Mentre nella scrittura c'è chiesto di provare, tornate, convertitevi, cambiate il vostro stile di vita, tornate a seguire le orme degli antichi. Apocalisse 1. Questo è Apocalisse capitolo 1 versetto 3, che dice: beato l'uomo che legge, beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, poiché il tempo è vicino. Beati coloro che le cose che sono scritte, che ascoltano, che, ma non solo che leggono, come fanno la domenica in chiesa, leggono e poi non te lo spiegano e poi non lo mettono in pratica. Che ipocrisia è questa? Che gente è questa? Ma il popolo ha preferito le tenebre. È la risposta. Qua la risposta è tutta nelle sacre scritture, ok? Il popolo ha preferito le tenebre. Chi vuole... È arrivata la luce, ma il popolo ha preferito le tenebre, ok? Infatti, coloro che stanno guidando questo regno qui, sono molti anni che sono in potere, e questi anni che sono in potere hanno perfezionato la loro arte, ok? Hanno perfezionato la loro arte. Qual è la loro arte? È quello che hanno visto lo stato dell'uomo, come dice quella scrittura là, che hanno visto la luce ma hanno preferito le tenebre. E allora cosa hanno fatto? Hanno cominciato a pompare sempre cose più tenebrose, cose che ti allontanano dai precetti del Padre. Invece li hanno replicati con i precetti degli uomini. E questo ha sempre funzionato. Ha sempre funzionato perché questo è lo stato umano. L'uomo vuole curarsi della parte carnale, ma non esiste solamente la carne. Quando muore qualcuno adesso, rimane la carne, ma c'è qualcosa dentro che lo tiene, che è lo spirito, ok? Quello va anche nutrito, ma l'uomo vuole gratificare più la parte carnale,
Allora questi malvagi hanno perfezionato questi studi bene e hanno, ecco, hanno presentato, voilà, come fanno in ristorante, abbiamo presentato proprio quello che gratifica il vostro carnale. Ecco perché la gente non ne viene fuori. La gente vede e sente che c'è qualcosa che non va, ma non dice niente. Se li chiedi, se chiami 10 persone, li chiedi, ma secondo te le cose stanno andando bene o stanno andando male? Almeno 6 o 7 ti diranno che c'è qualcosa che non va. Ok? Ok, già sapendo che c'è qualcosa che non va, cosa vuol dire? Uno intelligente dirà, devo fare un cambio, devo fare un passo, ma la gente ha paura. Perché? Perché gli è arrivata la luce, ma hanno preferito le tenebre. Ecco perché Yahweh Shain dice nel libro di Matteo 11, che hai letto, che il mio giogo non è pesante. La gente pensa che entrare in questa verità perdi tutto il tuo divertimento. Certo che noi abbiamo lasciato tante cose dietro, le bambinate le abbiamo lasciato dietro. Siamo diventati proprio dei uomini radicati adesso. E cala la Yahweh Shain Yahushai per questo passo che ci ha fatto fare, perché senza questo passo saremmo stati, guarda, come dei zombie che camminano. Camminiamo, andavamo a fumare, a ubriacarci fuori, ridere, tutta folla, ok? What's that scripture that says when I was a child, I walked as a child and I spoke as a child? Infatti lo ha detto Apostolo Pietro, o Paolo, che quando ero fanciullo camminavo come un fanciullo, ragionavo come un fanciullo, ma ora che sono un uomo faccio le cose che fanno gli uomini. C'è tempo per tutto. Prendi per piacere il libro di Primo Corinzi 13:11. Primo Corinzi capitolo 13 versetto 11 dice: quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino, poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. E cosa sta dicendo Paolo qui? Quando era fanciullo, camminava come un fanciullo, pensava come un fanciullo, e lo eravamo anche noi. Nella nostra gioventù eravamo nel mondo, pensavamo come tutti. Volevamo divertirsi, festa infinite, ubriacarsi là, fumare e fare queste cavolate qui. Ma ora il Padre ci ha chiamato, abbiamo mollato quelle cose lì. E questa è quella cosa che il mondo non vuole mollare. La gente pensa che entrando nella verità diventa tutto noioso. Da una parte è diventato noioso, ma da un'altra parte siamo dell'acqua viva davvero. Scorre dentro di noi un fiume dell'acqua viva che non potete nemmeno immaginare, ok? Hai capito? Ed è questo che ha paura la gente, gli è arrivata la luce, ma hanno preferito le tenebre. La luce è quello di farsi uomo, di diventare maturo. La tenebra è quello di rimanere nella propria gioventù, nella propria folla. Un bambino è come un computer nuovo, va programmato. Quando uno è giovane, non conosce delle cose, ma se prendi un computer dopo 3 anni che lo usi, avrai installato tutto, delle applicazioni che ti servono, se devi fare una cosa velocemente, stamp, sei lì. E questa cosa sono paragonabili a delle persone. Nella tua gioventù, nella tua folla, non conosci niente. E se non cerchi, non troverai. Come dice Yahweh Shai, bussa e ti verrà aperto. Cerca e ti verrà e troverai. E come dice il libro di Giacomo, capitolo 1, versetto 5, a chiunque manca la sapienza che chieda dal Padre Yahweh Shai, e gli verrà dato. Ma questo passo diventa davvero pesante ai figli degli uomini. Gli è arrivata la luce, ma hanno preferito le tenebre. Okay? Ti ricordi
e il padre sarà giustificato a distruggere questa gente qui. Il padre sarà giustificato a distruggere questo regno, perché questo regno è pieno di malvagità e non hanno nemmeno scuse, perché la luce gli è arrivata, ma hanno preferito le tenebre. Più che guardo, vedo la scrittura che dice nei tempi di Noè, quando predicava e gli diceva che attenti che sta per succedere qualcosa, la gente andava per cavoli suoi, prendevano il matrimonio, andavano in festa, non lo davano retta fino all'ultimo momento. Ma non hanno capito ancora che questa sorta di libertà che c'è è solo per un breve tempo. È solamente per un breve tempo, anzi un brevissimo tempo, cambierà tutto. Come la conoscete adesso, cambierà tutto da giorno a notte. Il Padre ha dato il tempo a tutti per crescere, per lasciare delle cose dietro e trovare altre cose, per fare i prossimi passi. Non è stato facile a nessuno di noi. Conoscendo questa verità, abbiamo dovuto rinunciare a tante cose che ci piacevano. Abbiamo dovuto rinunciare a proprio delle cose che se uno ci dice al giorno d'oggi come hai fatto a rinunciare, diciamo che non siamo stati noi, è stato il Padre Yahweh Hashem Yahushai che ci ha aiutato. Ecco perché il vero nome del Padre è importante, perché sono questi nomi qui che ci aiuteranno a rinunciare a queste cose qui. Ma il mondo ha paura di rinunciare, non vogliono rinunciare a niente, non cercano nemmeno un nuovo regno dove regnerà la giustizia e la rettitudine. Gli va bene tutto questo che sta andando via. Ogni giorno mancano un tot numero di bambini, ok? Spariscono gente, coloro che stanno governando. I padri ci apre gli occhi, escono sempre dei segreti che, guardate che questi che vi stanno guidando sono dei satanisti, sono dei diavoli. Sappiamo un sacco di cose, tantissimi segreti dei malvagi si sono sparsi in questi ultimi anni, li vediamo, sono alla portata del mano, basta prendere il telefono e scrivere alcune parole chiave e vedrai la malvagità del mondo. La gente vede, la gente sa che qui è malvagio, ma che cosa fa la gente? Gli va bene lo stesso, gli va bene lo stesso. Allora uno intelligente penserebbe, se coloro che stanno guidando il mondo fanno riti satanici, non dovrebbe vuol dire che esiste anche un Dio? Ma la gente non fa uno più uno più. E questo si chiama sempre quel sindrome che dicevo, la Stockholm. Hanno perfezionato il lavoro di malvagità in questo regno, la gente non ragiona più, perché camminano tutti in tenebre e non hanno la torcia che li guiderà alla luce, che è questa verità qui. Tutti hanno una Bibbia a casa, ma si trova sempre sullo sgabello, non lo aprono nemmeno. E basta quello che dice il prete ogni domenica, Giovanni 3:16. Ama, ama il tuo prossimo, ama. E sono i primi a mangiare dei bambini e bergli sangue. Perciò, se continuiamo a dire la malvagità di questo posto, è infinita, ed è sempre più chiaro che l'uomo è portato a fare il male. È la stessa cosa che è successo nei tempi nei tempi prima della prima diluvione, come si dice? Diluvio. Il padre ha guardato. Il padre si è pentito per aver creato dei uomini, perché erano tutti diventati malvagi. È la stessa cosa oggi, anzi oggi abbiamo incorporato tutta la malvagità che ci possono essere. Ecco perché ci troviamo nella città che è spiritualmente Sodoma e Egitto, tutto messo insieme. The dog won't hear, the spirit. Matteo capitolo 16 versetto 24. Questo è il problema della generazione di oggi, generazione egoista,
nazione che pensa solo a se stessa, si definiscono cristiani, ma cristiani non lo sono. Anzi, generazione che non pensa. Se Matteo 16, capitolo 24, allora Yahweh Shai disse ai suoi discepoli, discepolo è uno che impara, un allievo, se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questo è quello che nostro Signore chiede a chi dice di credere in Lui, di rinunciare a se stessi, quindi rinunciare a, questa, a questo stile di vita, a questa vita, a questo governo. Perché? Perché chi vorrà salvare la sua vita, qui la perderà, ma chi avrà perso la sua vita per amor mio, la troverà. Ma come dicevo, il problema non è neanche quello, il problema è che la gente ormai non riesce a vedere la differenza tra il giusto e il male. Non vede la linea che li separa. La gente vede il grigio, ok? Un po' di bene e un po' di male. Ma invece esiste solamente un bene e un male, ok? Queste Romani capitolo 11, versetto 8, come è scritto, Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire fino a questo giorno. Cani, tu, il Padre gli ha dato occhi per non vedere e orecchie per non udire. Ed è questo, prendete un uomo che non vede, che non sente, che non ragiona, lo paragonate a un zombie, a uno zombie. Ok? È un uomo morto che cammina, perché intanto il suo cervello non lo utilizza lui, lo utilizza coloro che lo gestiscono. Non fa la sua volontà, ma fa la volontà di coloro che lo gestiscono. Questo è il mondo che stiamo vivendo al giorno d'oggi. Ognuno crede di sapere, ognuno crede quello che crede, ognuno crede a tutto, ma tranne la verità, non lo ricevono. Questo è il Padre che fa tutto questo, ok? Il Padre fa tutto questo. Ai precetti. Bene, dai, chiudi tu, vai. Questo è Luca capitolo 17, versetto 19. Egli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Questo è il nostro Signore Yahweh Shai che l'ha detto più volte a più persone, la tua fede ti ha salvato. Quindi chi vuole credere alle nostre parole, Yahweh Bashem, Yahweh Shai Ratazza, sarà salvato, perché quello che portiamo è la testimonianza del vero potere vivente e di suo figlio, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Detto questo, spero che siamo stati edificanti e che nel nome di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, questo messaggio possa arrivare alle pecore sperdute della casa di Israele, edificare, affilarci, perché dobbiamo tenere duro in questi ultimi tempi, affilarci, tenere lo spirito alto, perché siamo negli ultimi momenti, degli ultimi tempi siamo, ok? Detto questo, diamo tutta la gloria, il potere, le adorazioni al Padre Onnipotente, Yahawa Basham, Yahawasha Basham Kakudash. I nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Great Millstone CMS Gran Pietramolino, che sono gli uomini che il Padre ha scelto per insegnarci 100% la verità della Bibbia, e Shalom agli eletti della casa di Israele che oggi sono dispersi in tutto il mondo, a coloro che predicano e che vivono in umiltà, in spirito e in verità, servendo l'Altissimo Yahweh Bashem Yahweh Shai. Alla prossima, Shalom, Yahweh Bashem Yahweh Shai, Bahar Kaptash Barakatam. Shalom, Abad Babal.